Sì, io parlo della prestazione. Abbiamo fatto una prestazione importante sotto tutti e due gli aspetti, quello del possesso e del non possesso, anche se secondo me dobbiamo migliorare molto in alcuni frangenti nella gestione della palla, avere ancora più coraggio, perché secondo me lo possiamo fare. Lavoriamo molto su questo e quindi dobbiamo farlo vedere ancora di più. I ragazzi ci hanno messo tutto quello che avevano e questo mi fa piacere. Stiamo aumentando anche l'intensità, come ho detto la settimana scorsa, nell'allenamento, e penso che questo si veda. Siamo contenti, però attenzione, io euforia, euforia io non ne voglio vedere perché cioè, non abbiamo fatto niente, assolutamente, anzi. Se c'è qualcuno che alza la cresta, con me non va mica d'accordo. Qui c'è da fare tanto ancora. E non sto parlando di vittorie, di tenerne davanti, dietro, qualcosa. Io sto parlando di prestazioni. Qui c'è da fare ancora tanto. E i ragazzi mi stanno seguendo e devo essere bravo io a farmi seguire ancora di più da qui alla fine. Adesso si torna in campo con la sfida alla Folgore Caratese, altro impegno infrasettimanale, come vi preparerete? Prepariamo come sempre, noi analizziamo le nostre partite, analizziamo gli avversari e dobbiamo fare un conto anche che adesso abbiamo speso tanto anche oggi, abbiamo speso tanto la scorsa settimana, abbiamo una partita fra 3 giorni, dobbiamo valutare tante cose. Mister, tenere lontano dalla testa dei ragazzi magari i calcoli sulla No, classifica, chi più, chi ma meno. attenzione, 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 non è che i ragazzi, sono io il primo che non lo faccio, quindi se non lo fa l'allenatore non lo devo fare neanche i ragazzi. Se io sento uno parlare di qualcuno, di questo discorso qua, io mi incazzo, scusate la parola. No, no, figurati. Perché in questo momento noi dobbiamo pensare a migliorare, ma perché, attenzione, non è che io sono masochista, cioè Certo. secondo me se tu migliori le prestazioni hai più possibilità di portare a casa un risultato positivo. Questo è un mio pensiero, poi dopo, che sia opinabile, ognuno la vede alla sua maniera, visto che per adesso alleno io qua, si fa così. No, però dicevo, al di là di questo, dei calcoli, non calcoli, tutto quanto, però tre risultati utili consecutivi, quanto aiutano nella testa? No, questa è la ragione. Allora, aiutano tanto perché io sono arrivato qua, ho trovato una squadra con il morale sotto i tacchi. E adesso io gliel'ho detto, la vittoria aiuta a vincere, la vittoria aiuta a fare le cose con più entusiasmo, a fare credere più in se stessi durante la settimana, lavorare con più entusiasmo. Ecco, questo mi fa piacere. Io voglio vedere la vittoria sotto questo punto di vista. Mister, ultima cosa, se non sbaglio hai confermato gli 11 con la Sanremese oggi. Sì. Mercoledì magari prevedi di fare qualche cambio anche Ma per. guarda, ci penserò, adesso dovremmo vedere, può essere di sì, non lo so adesso, guarda, Magari per un po' di stanchezza magari. sì, ma ci sta, abbiamo, come ho detto prima, noi dobbiamo analizziamo le nostre partite, analizziamo gli altri, analizziamo il nostro stato di forma, abbiamo giocato, l'ho detto penso nella prima domanda, dobbiamo valutare anche quelle cose lì, può essere che ci sia qualcosa, come può essere, non lo so, di no, non lo so, vediamo. Abbiamo domenica, lunedì e martedì, abbiamo questi 3 giorni, domani riposano e poi da lunedì siamo ancora in campo per un'altra battaglia, perché da qui alla fine saranno tutte battaglie. Grazie. Grazie.